Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questo video, sono sempre io, sto Jurassic World 10 e oggi siamo qua nuovamente su From the Fog, dove siamo lasciati nello scorso episodio, dove stiamo buildando questo orrido albero di ciliegio. Quindi, ops, e tra l'altro siamo anche caduti. Allora andiamo a dormire perché vedo che sta venendo notte. Allora, se non avete visto sul secondo canale è uscito un episodio senza commentari eccetera eccetera, in cui siamo andati a farmare un po' di materiale, diciamo materiale dal Nether, che è importante in realtà perché ci serve per buildare la torre. Quindi quest'oggi tower building. Ok, panico, l'armatura mi ha messo un certo livello di panico. Quindi quest'oggi vorrei finire l'alberello qua di ciliegio, che dobbiamo espandere in larghezza, abbiamo detto, e buildare la torre in realtà. Quindi diciamo obiettivi semi facili in realtà. Madonna, il volume è sempre a 2000 nelle orecchie, non capisco come mai si imposta sempre altissimo adesso, ma va bene. Ah, ecco, però dettaglio, tra l'altro ho fatto anche degli esperimenti con questi blocchi, che sono molto carini, e ho trovato anche, che tra l'altro lo facciamo già in questo episodio, per fare un bel ponticello in realtà, forse è un po' troppo distante al posto qua, però in realtà vabbè, possiamo allungare leggermente qui e farlo carino. Ho trovato comunque un bel ponticello, ottimo, tra l'altro sarebbe anche da fare un pochino più profondo, possiamo terraformare magari un attimino la zona per renderla un pochetto più profonda, ma vediamo. Comunque ecco, ho trovato un ponticello carino da creare appunto davanti al nostro bellissimo Tori, quindi anche questo è ottimo. Allora andiamo un secondo in the house a prendere un po' di bone meal, e soprattutto craftiamo delle shears, ne craftiamo due e le consumiamo tutte e due, che teniamo via il... in realtà non ce ne serve tantissimo, però vabbè, teniamo via il... teniamo via al massimo la... come si chiama? Il blocco. Ma è ancora altissimo il volume? Ah, c'è qualcosa che non urca, cioè il volume è troppo alto, cioè voi lo sentite normale perché lo regolo io post registrazione, però fidatevi che è a 2000 il volume nelle mie cuffie e non so come mai, e sono basse, sono bassissime. Va bene, non è grave. Allora prendiamo un po' di bones. Ok, tac, va bene, 36, e prendiamo anche un po' di quest'altro. Dobbiamo ecco andare anche a farmare, in realtà dobbiamo anche andare a raccogliere un po' di materiale nel sottosuolo, quindi anche questa è un'operazione che dobbiamo fare. E poi in futuro, nel senso prossimo episodio, magari andiamo a affrontare un po' di terreno, diciamo oscuro, terreno non esplorato, tipo potremmo andare ad affrontare la magica caverna, quella vicino all'accampamento dove c'erano i brutti cosi, dove c'erano i brutti signori, quelli che sono anche qui dentro tra l'altro, se non sono despawnati ma saranno ancora qui. Ecco, no, la caverna di quei brutti signori lì. Mi sparano anche. Ok, la caverna, ci sono quei brutti signori lì, dove possiamo anche trovare appunto la caverna quella naturale nel sottosuolo, quella bellissima. Tra l'altro vedete come escono belli questi qua, perché i nostri non possono essere belli come questi, perché noi non siamo capaci, cioè sono brutti, è brutto, però facile nel senso, ma in realtà visto così da lontano non è male, il problema è quando ti avvicini che vedi che è brutto. Il problema è in vicinanza, diciamo, in lontananza è carino in realtà, il problema è quando ti avvicini che è veramente schifoso, però vabbè, no, non pensiamoci troppo, va bene così. Allora, usiamo le shears, dobbiamo consumare tutte le shears, abbiamo detto. Quindi facciamo proprio così, direi. Ta 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 ta, proprio puntiamo verso l'alto e le consumiamo completamente. Forse non riusciamo neanche, ma vabbè. Intanto facciamo così, poi vediamo. Sarebbe meglio però andare da sopra, secondo me. Da sopra dovrebbe risultare più facile. Vabbè, intanto facciamo così, poi andiamo sopra. Ops, sono anche caduto tra l'altro. Ok, vabbè.
Non è grave. Ok, allora andiamo da sopra che facciamo molto meglio, secondo me. Tanto vabbè, questi qua poi cadono e fa nulla, non è grave. Tra l'altro dobbiamo anche poi piantare i fiorellini a terra, quelli che non so, ripeto che non so se spawnano da soli o meno, io li piazzerò a mano poi, anche perché vedo che non sono ancora spawnati, quindi mi sa che sono solo manuali. Vabbè, ripeto, non è un problema, tanto ne abbiamo presi un sacco. Possiamo metterli, diciamo, però era per capire se spawnassero da soli. Ok, ne abbiamo già spaccata una in realtà. In effetti mi sa che non abbiamo raccolto tanti. Quanti utilizziamo? Non ce lo dice, no. No, non tanti però secondo me. Cioè di sicuro non tanti. Perché se si è già consumata vuol dire che non sono tanti di sicuro. Ok, anche qua tra l'altro. Anche qua si consuma praticamente subito. Qua mi sa che non ce la facciamo a raccogliere tutte le foglie, però vabbè. Ripeto, non è grave problema, diciamo. Ok, spiattiamo tutto così. Ecco, perfetto. Ok, no, non ce l'abbiamo fatta, come vedete. Non è, ripeto, grave. Facciamo così. Cerchiamo di togliere tutti i pezzi più alti, così poi scendiamo sotto e li togliamo. Ok, qua facciamo così. Qui facciamo così, direi. E così prendiamo. Vabbè, che i sapling ce li abbiamo già, però così almeno prendiamo un po' più di sapling. Allora, questo lo togliamo, anche questo. Ok. E qua dovrebbe essercene ancora uno, se non sbaglio, vediamo. Che dovrebbe essere qui da qualche parte. No. Cioè, questa foglia non ha. Ah no, ok, sì, ce l'ha. No, questa foglia non aveva tronco, era un po' problematico. Va bene, ok, togliamo tutto il legno, che lo recuperiamo. Ripeto, non ci servirà in questo caso, perché abbiamo già farmato tutto il legno necessario, però vabbè. Cioè, però ce l'abbiamo, possiamo fare boh, qualche crafting col legno rosa, non so. Non saprei cosa possiamo fare, cioè cosa possiamo usarlo per cosa, ma abbiamo un sacco di legno rosa in realtà, quindi ok, abbiamo spaccato anche l'ascia, perfetto. Stiamo spaccando tutti gli strumenti, ottimo, ottimo. Mi sembra veramente ottimo, signore. Ottimo, fantastico, bellissimo. Ok, tra l'altro non facciamoli perché noi stiamo sprecando tempo, ma evitiamo che despawni, va che. Ok, abbiamo troppi, in effetti. Abbiamo preso troppe foglie, diciamo. Però non è un problema perché in realtà abbiamo detto che va bene, nel senso che le teniamo, anche perché adesso, secondo me, l'albero che abbiamo fatto non mi piace. Quindi potrebbe essere che lo dobbiamo demolire e ricostruire, perché. Ma anche se in realtà, ripeto, secondo me basta allargarlo lateralmente e diventa automaticamente carino. Questa è quello che penso, e poi se effettivamente sia così o meno, non lo so. Tra l'altro, ecco, anche già che siamo qua, che vediamo una parte della torre. Ok, allora volevo fare la parte lì, volevo farla tutta fatta col muro così di libri, perché lì sarà la zona un attimino libreria, diciamo, una zona libraria, se così vogliamo dire, in cui appunto. No, 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 scherzavo. Quelli lì dobbiamo, secondo me, uccidere prima o poi, è che se li uccidiamo prendiamo Bad Omen. E quindi non possiamo più avvicinarci ai villaggi, che vabbè, non è importante perché chi se ne frega. Però visto che ne abbiamo tanti vicini e che comunque, tra l'altro, che potremmo anche fare qualcosa perché fanno anche, secondo me, qualche scambio interessante in qualche villaggio. Secondo me anche tipo il villaggio che abbiamo lì possiamo andare a trovarlo prima o poi, che tanto è qua abbastanza vicino in realtà. Ok, allora siamo qua, abbiamo detto. Ok, allora facciamo una cosa di questo tipo. Allora, prendiamo il legno, diciamo. Ok, e facciamo così. Ok, perché così ci serve. Ok, facciamo così. Vediamo, non so come uscirà, ma no, noi ci proviamo, diciamo. Ok, facciamo una roba del genere. Qui facciamo una cosa così. Esatto, facciamo una cosa del genere. E anche qua lo espandiamo un pochino, quindi facciamo una cosa del genere. Magari già così è sufficiente per renderlo carino. Non lo so, dubito, però. Dubito perché il problema è che non siamo costruttori. Questo. La vera problematica è quella, in realtà. E non è un problema da poco, essendo questo gioco chiamato Minecraft, in cui bisogna buildare cose.
Quindi anche questo in realtà non è scontato, ecco. Ok, vediamo. Andiamo un attimino da sotto qua che abbiamo l'altro coso dove salire. Ok, anche perché anche qua bisogna mettere secondo me qualche alberozzo tipo qua così. Esatto, vediamo. Sto andando totalmente a caso, Ma dov'è che abbiamo messo il... Ah, qua, ok, ecco qua. Sto andando totalmente a caso, quindi può essere che non vada bene, però vediamo se così può essere un po' più carino. Sì, dobbiamo farlo un po' più grosso anche lì dietro, secondo me. Ok. Quindi l'idea, secondo me, adesso c'è un po' di più. Allora, possiamo fare... È un Enderman? No, ok, no, non è un Enderman, era una caverna. Ok, facciamo una roba del genere allora, vediamo, facciamo così. Facciamo una cosa del genere, secondo me. No, questa no. Facciamo una cosa così, vediamo, non so. Facciamo una roba del genere, tipo. Ok, qui quindi facciamo così. Qua lo chiudiamo tutto fuori così. Gli alberi sono complessi da fare, vi dico la verità. Non è... Vabbè che... Vabbè. Adesso stiamo parlando di me, quindi... Cioè, è complesso anche fare questa torre per me, che è praticamente tutta dritta, quindi... Diciamo che il fatto che sia complesso diventa... Cioè, diventa facilmente complesso, quindi... Ah, ok. Sentivo dei rumori, ho detto, ma che roba, cosa sta succedendo? Ed era semplicemente il magico portale. Ok, qua facciamo così. Qui secondo me bisogna allargarlo un po' anche qui, Secondo me bisogna fare una roba del genere. Tipo una cosa del genere, vediamo. Dovremmo andare a dormire al momento, ma sono impegnato a buildare. Cose non facili, quindi vorrei evitare. Ah, facciamo così, tipo. Ok. Allora andiamo a dormire, vediamo com'è. Secondo me, no, non bellissimo, diciamo, però. Com'è? Brutto, brutto in realtà, però. Questi li togliamo. Ok. Rifacciamo questa parte qua. Brutto, però diciamo che possiamo accontentarci, secondo me, perché purtroppo c'è sempre la solita questione del fatto che non so buildare, quindi non è che possiamo, diciamo che non è che possiamo pretendere più di tanto, ecco. Allora, togliamo tutti gli scaffolding, vediamo come si comporta, cosa succede, com'è. Di sicuro brutto, però. Tra l'altro scaffolding comodissime, quindi anche per fare la torre sarà molto comodo. Ah, ecco, però lì abbiamo lasciato un punto senza foglie che è da quindi mettere. Oh, il fatto che però molto bello il fatto che gli effetti qua delle foglie vadano verso l'acqua, mi piace molto questo. Che tra l'altro è una delle mod che non mi ricordo quale che piazza queste cose, quindi è carino. Possiamo andare verso l'alto? Sì, così. Ok, ah sì, qua adesso bisogna fare questa cosa magica. Ok. Ok, anche lì in realtà, anche qui in realtà sarebbe da mettere del blocchetticus. Ok, ah, non ce la facciamo così. Ecco, questa è una cosa noiosa però, cioè il fatto che... Ok, il fatto che, cioè, bisogna fare sta roba per buildare con questi blocchi è un po'... Non mi piace molto questo, però, vabbè. Questo è un piccolo dettaglio, in realtà. Ok, boh. Oh, allora, è troppo... Lì c'è un blocco volante. Ah, ok, sì, perfetto. Madonna, attimi di panico. Ok, tra l'altro ho messo tutte le torce in giro che ci stanno aiutando perché non sento e non vedo nessun mob, ma neanche tipo... zombie o così, quindi ottimo. Allora qua secondo me sapete che è troppo espansa verso di qua. Secondo me l'abbiamo fatta troppo lunga, non vorrei dire, ma eccoli là i mobs. Non vorrei dire, ma è troppo lunga verso di qua in realtà, però
Ma la vedere. No, non lo so, aspetta, devo un attimino capire esattamente come. Tra l'altro stiamo nuotando in un dito di acqua, ma vabbè. Esatto, no, qua è troppo. Boh. È brutto. Abbiamo capito che. Sapete che forse è meglio piazzare un alberello e farlo crescere in modo manuale? No, non vorrei dire, ma forse è meglio in effetti fare così. Cioè, è più facile. Purtroppo è più facile. Allora, fermi, aspetta, la facciamo così. Ok. Ops. No, non voglio piazzare sotto. Ah, sì, sopra così. Ok. Ah, proviamo a fare questa cosa. Quindi qua accorciamo un attimino, tipo così. Qua accorciamolo così. Esatto, tipo facciamo una roba del genere. Non lo so, ripeto. Tra l'altro qua se... non sapete che no, no, le foglie piazzate manualmente despawnano se non c'è... non lo so, Non è scontato, quindi togliamole a mano. Non lo so, vi dico la verità che non lo so. Non so se le foglie piazzate a mano scompaiono. Allora, qua secondo me... Esatto, siamo andati troppo avanti, secondo me il problema è questo. Cioè, vabbè, a parte che è brutto, ma questo l'avevamo già capito e non siamo capaci a fare niente, ma questo già lo sapevamo. Quindi questo non è un grave problema, diciamo. Ok, allora facciamo così. Qua secondo me può restare, vediamo com'è la lunghezza così. E anche qua però dritto così non è molto bello. Sapete che non lo so affatto, cioè ma proprio non lo so. Sto continuando a piazzare foglie, ma mi sa che non è che diventa più bello, anzi. Vediamo. È brutto, diciamo che è brutto, ma per ora va bene così. Diciamo che ci penseremo. Per il momento lo lasciamo brutto così. Per il momento, ok così. Ok, così, signori, così. Allora, facciamo una cosa bellissima adesso. Prepariamo i materiali che servono per il ponte, che anche qua diventa semi difficile perché la costruzione è molto facile in realtà del ponte. L'ho ovviamente guardata online perché io non sono capace a realizzare una cosa decente, come avete visto. Ah, andiamo a dormire, tra l'altro. Che è meglio. No, no, ottimizziamo il tempo, tanto non ci interessa dormire. Allora, allora, ci servono un po' di blocchi. In realtà sono tanti blocchi pietrosi, diciamo. Però io stavo pensando se possiamo farlo anche di legno, perché la costruzione in realtà è molto bella. In realtà, la costruzione. Questo, eccolo qua. La costruzione in realtà è molto, molto carina e facile. Ah, perché qua lui usa legno e pietra. Quindi in realtà lui usa legno, quello di mangrove, se non sbaglio. Perché è questo, esatto, è questo color, ma è esattamente questo marroncino qua in realtà. La domanda è, questo legno starà bene? Sta bene lì in parte a questo, non troppissimo perché è fatto dello stesso colore. È fatto dello stesso colore del nostro Tori, quindi anche questo non è troppo splendido secondo me. Vabbè, allora proviamo a farlo così come lo fa questo signore qui, vediamo. Poi in realtà vediamo. Allora, anche perché, ops, anche perché sapete che mi sa che non abbiamo abbastanza comunque di questo legno, quindi perché ne serve molto di più secondo me. Però allora, facciamo così, piazziamolo qua, questo lo piazziamo qua. Questa roba naturale la piazziamo qua? Teoria sì. Questi anche. E bone meal la mettiamo qua perché in realtà è lavorato, quindi sì. Scaffolding li teniamo in mano. Mangrove sapling ce l'abbiamo almeno uno. Forse a caccia non abbiamo. Ah, questi sì, sono questi qua. Mangrove paplaus. Vediamo se può crescere a terra, però, perché anche questo è un dettaglio che io non so in effetti. Perché la mangrove abbiamo visto che cresce solo in acqua. Quindi mi sa che dobbiamo piazzarla in acqua. Ma
quell'albero qua è brutto comunque, quindi dobbiamo prima o poi lavorare per fixarlo, diciamo. È necessario. Anche qua, tra l'altro, dovremmo terraformare un attimo per fare un giardinetto decente. Però vabbè, per ora. Allora, piazziamolo qua, vediamo. Posso piazzarlo in acqua prima di tutto? No. Quindi deve essere sulla terra. E fin qua va bene. Allora, andiamo qua dietro la torre, così non scassiamo nulla. Ok, proviamo a piazzarla qua. Vediamo cosa succede. Ok, è cresciuta ed è orribile. Ok, e tra l'altro mi sa che non è quel legno qua che stiamo cercando, vero? O sì? Sì. Ok, è quel legno qua rosso. In realtà. Però purtroppo spawnano anche queste radici brutte. Insieme, tra l'altro. Ok, no, il legno ne spawna un po' in realtà. Tra l'altro, vabbè, non ne serve tantissimo. In verità non ne serve tantissimo, quindi. Secondo me è già anche solo così. No, queste radici qua sono veramente brutte. Secondo me comunque deve stare vicino all'acqua, perché vedendo come si è espansa dentro l'acqua, secondo me ha bisogno di stare vicino all'acqua. Ah, tra l'altro abbiamo anche la no, non è vero. Stavo dicendo, abbiamo anche il kelp. No, non è. Ah, ma aspetta, crolla anche questo da solo? O no, no, mi sa che questo qua non crolla da solo, però. Boh, allora intanto va bene così. No, mi sa che questo qua è considerato legno, quindi non crolla da solo. Vabbè. Ah, tra l'altro anche i carpet di moss non sono molto carini, da mettere. Oh no, qua è uscito un coso gigante. Oh no, ecco, questo non è simpatico. Vabbè. Qua bisogna ricordarsi che c'è sto buco, perché cresce questa roba gigante. Ok, qua tra l'altro abbiamo una, boh, una grotticella carina. No, stavo dicendo, pensavo fosse kelp, ma non è kelp. Kelp è tipo l'alga, quella che si può raccogliere, se non sbaglio, cuocere, si può mangiare, ma non è quella. Quella è quella che cresce altissima nell'oceano, mi sa. Ok, allora, iniziamo con questi. Tanto, oddio, sono un po' in realtà, quindi non sono tantissimi, ma sono un po', quindi dovrebbe essere più che sufficiente. Allora, ripeto, qua, esatto, tra l'altro dovrebbe essere. Qua dice che l'altezza deve essere 3, in realtà. L'altezza di. Per fare questa cosa. Ah, facciamone pochi. Qua abbiamo tra l'altro anche una crafting table, quindi ottimo. Sapete che la spostiamo qua davanti, questa crafting table, però, perché. Tanto in realtà, cioè, vero che stiamo terraformando tutto per essere bello, ma ricordiamoci che siamo in Minecraft, quindi avere le crafting table in giro fa comodo sempre. Allora, qua tra l'altro abbiamo anche oggetti random. Allora, ci servono un po' di slab, quindi facciamo un po' di slab. E ci servono anche, fammi vedere, ci servono anche le stairs in realtà, un po' di stairs, quindi iniziamo già a fare un po' di stairs. Non tante di queste, quindi facciamone 8 per ora. Ok. Ed è così. Allora, tra l'altro questo ponte qua deve essere distrutto, mi sa, perché. È in mezzo a questo, in realtà. Quindi anche questo albero deve essere distrutto, perché è in mezzo al momento. Quindi quest'albero viene cancellato. Perfetto. E iniziamo. Allora, deve essere distante 3 all'inizio, quindi deve essere così. Ok, prendiamo il blocco normale. Così lo copio esattamente perché è molto carino in realtà quello che è uscito, quindi è molto molto carino in realtà com'è. Quindi sì, ripeto, lo copio esattamente com'è perché è bello, quindi, ed essendo bello lo voglio copiare, perché la mia building skill sapete che è brutta, quindi purtroppo. Ah, tra l'altro qua mi sa che abbiamo già sbagliato, qua deve essere una scala, vero? Fammi vedere. Sì, deve essere una scala, perfetto, abbiamo già sbagliato. Ok, facciamo così, quindi mi sa che queste scale non ci bastano. Ok, qui abbiamo questa cosa qui così, fermati. Qua adesso quest'albero qua deve demolirsi, però. Ah, lo facciamo solo da una parte, poi dall'altra parte lo copiamo. Quindi già, esatto, qua si interseca, quindi questo in realtà deve essere tolto, ma vabbè. Questo diventa un dettaglio da poco. Allora, esatto, qua abbiamo questa parte che abbiamo già fatto. Ok, poi si va avanti con due blocchi interi così. Perfetto, poi abbiamo scala scala, blocco blocco, scala scala, quindi scala scala, blocco blocco, blocco blocco, scala scala, ok, perfetto. E andrebbe bene, peccato che la nostra cosa è più corta, quindi dobbiamo semplicemente allungare questa parte. Dobbiamo allungare questa parte, noi lo facciamo quindi
diverso rispetto a quello del tutorial che sto seguendo, ma va bene perché il nostro è un po' più lungo. No, deve essere distante quanto qua per essere giusto? Fammi vedere. Deve essere distante. No, scusami, deve essere distante. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3, quindi qua è già sbagliato. Ok, quindi qua allunghiamo ancora. Ok. Quindi deve essere tac e deve essere 1, 2, 3. Ok, qua è corto e qua è giusto invece, quindi va bene così. Ok. Ci servono altre scale in realtà. Al momento, quindi facciamo altre scale. Forse il Tori è un po' troppo vicino in questo caso, ma purtroppo non abbiamo tanto spazio in realtà su questa isoletta qua che abbiamo creato, quindi deve essere per forza così. Mi sono già perso. Fermi tutti, mi sono già perso. Allora, quell'albero qua lo togliamo che non riesco a concentrarmi per fare queste costruzioni che sono facili, ma sono da pensare perché devo seguire la ricetta di crafting, diciamo. Devo seguire il tutorial di crafting. Tra l'altro lui lo fa largo 5, noi lo facciamo largo 3, perché noi abbiamo il coso da 3, quindi vabbè, è uguale in realtà, però lo facciamo più piccolino. Lo facciamo leggermente diverso rispetto a quello del video, quindi va bene. Ok, allora qua abbiamo 1, 2, perfetto. Abbiamo due mezze slab qui in realtà. Anzi, no, abbiamo sì, due mezze slab qui, però lunghe 3, quindi arriva fino a qua. Qui abbiamo un'altra slab, qui abbiamo due stair incrociate. Perfetto. E se non erro, dovrebbe essere tutto ok, giusto? Sì, è strano in realtà. Come mai è così strano? Come mai è così strano questo? Ok, no, va bene, ok, sì, è semplicemente perché è lungo. Ah, no, aspettate, però l'ho fatto. Fermi tutti, fermi tutti. Ah, ok, è stato fatto così. Ok, fermati. Sì, allora è troppo lungo di uno in realtà. Solo di uno. Quindi possiamo fare così. Ok, cambiamolo un momento, facciamo così, fermi. Perché qua in realtà in mezzo che non ho messo, ma c'è uno di questi. Esatto, quindi è troppo corto di uno, quindi possiamo semplicemente modificarlo e far finta che qua parta più in qui. Quindi qua facciamo così, ok, facciamo quindi, ok, togliamo questi. Va bene. Ok, esatto, allunghiamo di uno semplicemente la costruzione, tanto è abbastanza indifferente. 1, 2, 3, ok. Sì, ok, sì. Blocco intero. No, no, non qui, non qui. Blocco intero deve essere qui in realtà. Dopo sistemiamo ovviamente la parte blocco intero qua, blocco piatto qua, scala scala qua. Ok, scala scala qua. Ok, perfetto, è giusto, vero? È giusto o no? Sapete che sono abbastanza confuso, fermi tutti. Ok, lungo 3. No, è lungo 4, perché è lungo 4? Perché è già. Ma ho sbagliato a copiare anche il coso. Può essere. Ah, aspettate. No. Ho sbagliato a copiarla. Yeah. Ma sì, vi rendete conto? Sono talmente bravo a costruire che sto guardando. Ce l'ho qua in parte, lo sto proprio fissando con gli occhi e l'ho costruito sbagliato. C'è questo dettaglio, quindi. Ah, facciamo una bella roba. Riniziamo da capo. Perché abbiamo capito di aver fallito in modo stupido. Cioè, va bene. Vabbè, niente. Fate finta che stia facendo tutto corretto. Fate finta che questa in realtà non stia copiando un video, ma stia pensando io questa costruzione. Così almeno il fatto di. Ah, dobbiamo rompere, costruire e rifare ha senso. Perché davvero, signori. Altrimenti non ha senso. Quindi va bene così. Allora, abbiamo detto che abbiamo. Allora, piazziamo qui, quindi un blocco. Anzi, facciamolo di qua che qui non possiamo allungare più di tanto e di là sì, invece. Allora, facciamo che arriviamo qua, quindi abbiamo questo blocco qua, abbiamo blocco intero, abbiamo due scale, uno, due scale e fin qua è uguale a prima. Poi abbiamo questo. Tac, tac, tac. Ok, abbiamo una scala messa così in realtà. Perfetto.
Giusto? Giusto, abbiamo una scala messa così. No, non abbiamo una scala messa così. Ok, abbiamo un blocco intero, abbiamo. Quindi mettiamo il blocco intero. Blocco intero o scala, fammi vedere. Fammi vedere un'immagine di tutto, per favore. Ecco, no, 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 fermati, fammi vedere un'immagine di tutto che già sono in ansia. Perfetto, fermo, ok. Oh là, così abbiamo un'immagine di tutto il ponte. Allora, abbiamo scala, blocco intero. No, in realtà, ecco, no, vedete, non è blocco intero, è qua che ci siamo fregati. Fino a qua fuori, blocco intero qua deve essere. Ok, quindi deve essere così, deve essere svolazzante. Due blocchi, quindi deve essere così proprio che va fuori. Poi abbiamo scala, 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 blocco intero. Ok, scala, scala. Poi abbiamo due blocchi interi, quindi abbiamo blocco intero, blocco intero. Quindi in realtà non è neanche troppo spazioso lo spazio che abbiamo, anzi, abbiamo troppo corto lo spazio che abbiamo. Poi abbiamo 4, giusto? Esatto, 4 slab che vanno da qua dritte, quindi 1, 2, 3, 4. Ok, perfetto, siamo arrivati dove eravamo prima, ottimo. Abbiamo poi slab qua, blocco intero qua. Scala, scala. Ok, finalmente ce l'abbiamo fatta a copiare, a co copiare, proprio fissare con gli occhi un'immagine e ricopiarla. Cosa non scontata assolutamente. Quindi abbiamo questa roba qui adesso. Copiamolo anche dall'altra parte, che anche qui diventa facile. Ok. Copiamolo proprio. Dobbiamo copiare una cosa che abbiamo già fatto noi questa volta, no? Neanche proprio neanche il video barra tutorial, no, l'abbiamo fatta noi, quindi teoricamente dovrebbe essere più facile rispetto a seguire il tutorial. Allora facciamo 1, 2, 3. Abbiamo già sbagliato. Abbiamo sbagliato di nuovo. Niente, continui sbagli, facciamo, va bene. Ok, qua ci siamo, facciamo 4, quindi facciamo questa cosa qua da 4. Poi abbiamo blocco intero. Sì, un blocco intero, giusto? Esatto, un blocco intero, due scale, blocco intero, due scale. Oh, ok. Complesso, ma forse ce la possiamo fare. Vi ricordo, abbiamo in background la nostra ultimissima creazione, che è questo albero brutto, quindi non è assolutamente scontata come situazione. A parte anche dalla musichetta malvagia. Va bene. Ah, ok. No. Pensavo avesse fatto un solo suono e basta. Perché qua è così lungo? Perché non è un blocco, ma sono due blocchi, vero? Ma sì, ma secondo voi può essere che non sono capace a guardare una struttura e riprodurla? Ma una roba che ho appena fatto io, non è che, non è, ripeto, non è che sto guardando un'altra roba qua. A parte che ce l'ho sia qua, ma l'abbiamo appena anche costruita, cioè il punto è questo. E niente, io non riesco a farlo. Vabbè, facciamo finta di niente, che è meglio. Ok, 2-2, perfetto. Forse ce la stiamo facendo. Non è ancora detto perché la costruzione non è ancora finita, però diciamo siamo a buon punto. Ok, andiamo a prendere questo. Comunque, carino come sta uscendo in realtà, quindi mi piace la costruzione che ho scelto, in realtà. Tac, ok. Torniamo indietro. Dovremmo mettere una crafting table anche qua in giro, in realtà. E anche la zona qua, secondo me, dobbiamo terraformarla un attimo, tipo un bel prato di fiori, una roba del genere, carina secondo me. Bisogna vedere anche questo. Ok, e qua slab, scale, scale al contrario, quindi scale, scale. Oh, oh, signori, ce l'abbiamo fatta a fare il guscio del ponte. Adesso c'è la parte interna, che in teoria è facile. Parte interna che andiamo a vedere com'è. Molto easy. Ah, ecco no, ci sono altre cose, ecco, vedete, non è ancora finito.